sapienza. Lettura dagli Atti degli Apostoli. Stiamo attenti. In quei giorni, quelli che si erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non predicavano ancora nessuno, forse i giudei. Ma alcuni fra i loro cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche i greci, predicando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e così un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia giunse agli orecchi della chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse a dire la grazia del Signore, si rallegrò, e da uomo virtuoso, qual è pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. È una cosa considerevole. Per cercare Saulo e trovato lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero. In quella prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. In questo tempo alcuni profeti scesero ad Antiochia da Gerusalemme. E uno di loro, di nome Agabo, alzandosi in piedi, annunziò per l'impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, rimanendo sotto sui fratelli abitanti della Giudea. Questo fecero indirizzando la gli anziani per mezzo di Barnaba per Saulo. Oh, dear.